Benvenuti amici YouTube, qui Okran 1993 e siamo oggi qui con Mattugo 89 che ci porterà una deck profile fresca fresca. Molto fresca, molto famosa, molto succosa, quella che sempre viene portata da molti, che tutti conoscono, il buon vecchio Metal Garu. Ok, allora partiamo subito. Con le uova, le classiche uova, ne gioca 4, sempre la solita, da sempre. L'uovo migliore per i Garurumon. Ok. Andiamo subito a vedere i rookie. Gioco una conformazione abbastanza classica del mazzo con il 3 per di queste, giusto, giriamole che si vedono meglio. Gabumon BT5, il straccino migliore per sempre Garumon. E nel caso ti va bene, picchi anche un bel Omegamon, quindi è sempre comodo, davvero. Un altro pick immancabile, sicuro, questo Gabumon. L'inherited è tutto, sicuramente, in tutti i turni, quindi sia nel tuo che in quello dell'avversario. Questo Digimon, se hai 8 più carte, è una condizione che vai a soddisfare molto molto facilmente in questo mazzo, spende più 1000, ed è un più 1000 che servirà parecchio parecchio ai cani in questo mazzo. Poi, 4 per, di nuovo un altro pick immancabile del mazzo. Gabumon NX Antibody che vai a digivolvere sopra il Gabumon per andare a searchare di nuovo altre cose. Ricordiamo un attimo al volo la meccanica X Antibody, basta digivolvere sopra il Digimon stesso, qui indicato qui nella stringa piccolina, a zero da un Gabumon. Questa meccanica permette di pescare veramente tantissimo ed è una cosa che aiuta sempre. Ok. Finiamo il comparato rookie con due Modoki Betamon, classico blocchino di memorie che boh, serve tendenzialmente in molti matchup, avercelo non fa mai male, anche eventualmente in un mirror può dare fastidio. Fine della sezione rookie. Passiamo ai livelli 4. Passiamo ai livelli 4, anche qui una conformazione abbastanza classica, delle più classiche, con uno dei king del mazzo, il Garurumon Promo. Garurumon Promo, questo ti permette di pescare ogni qualvolta il tuo Digimon attacca l'Inherited, non è bloccata da una volta per turno, non è limitata a questo, quindi ti permette veramente di avere questo motorino di ricerca incredibile. Un altro 4 per immancabile nel mazzo, ovviamente il Garurumon X, che permette a questo mazzo di sopravvivere nelle maniere più becere, scontrandosi contro Digimon con un DP più alto, ma grazie alla sua abilità che gli dà uno scudo, o più eventualmente, come tutti già sapranno, è veramente, veramente fortissimo. Ultimi due pick per il comparto dei Champion: abbiamo due Eco Garurumon che, beh, scontare di uno la digivoluzione non è mai male, può servire, può fare comodo e soprattutto ha un inherited molto simile a quel Gabumon di prima, dal più 1000 che è comodo. Livelli 5, immancabili ovviamente i Wargarurumon Promo. Questo è praticamente il king del mazzo, permette di attaccare, si stappa da solo. Sec Sì, plus inherited. esatto, cioè con una condizione, di nuovo le 8 carte che soddisfi molto facilmente, soprattutto se combinato con il Garurumon Promo che abbiamo visto prima, fanno tutto insieme da solo. Proseguiamo con un altro pick immancabile, questa è di nuovo una conformazione abbastanza classica dei livelli 5 in questo mazzo. Gioco 3 Wargarurumon X Antibody che vai a risolvere di nuovo a 0, permette un ulteriore unsuspend al Wargarurumon che già avrà fatto 3 o 4 salti in padella. E chiudiamo con Sagittarius Mod, altro classico, ho giocato al 3-1 così, o solitamente si giocano 4 Wargarurumon. Io lo gioco così, che dà uno scudino in più quando riesci, che non fa mai male. Fine livelli 5, comparto livelli 6, due Metal Garurumon DX01, permettono veramente di fare una digivoluzione a poco, perché l'effetto When Digivolving ti fa guadagnare una memoria per ogni 4 carte che hai in mano, ed è
veramente molto forte in questo mazzo, e in più ha una simpatica abilità che va contro a eventuali Digimon con effetti Ondulation. Okay. Continuiamo con il 3x di Metal Gear Lumen X Antipodi, classico ovviamente, questo è un altro dei best del mazzo, fa tante cose, fa anche il caffè, diventa un blocker, rimbalza i Digimon avversari con il costo più basso quando si unsuspende. E in realtà basta questo per essere fortissimo. Ok. Fine dei livelli 6. Un Omega Mon Blitz per chiudere la partita, proprio classico, esatto. E una mia piccola variante, un Detixmon al posto di un classico doppio pair di Blitz, piuttosto che uno pair di Omega Mon X. Tengo questo di main perché molto risolve più situazioni in genere. Ok, dà abbastanza roba in avversario. E col quarto Digimon andiamo con i Tamer. Tre Cool Boy. Ragazzo tutti figo. Sappiamo quanto è figo Cool Boy, tutti sappiamo quante volte ti mette al fondo i pezzi, ma comunque cercarli e utilizzare... Fa parte della sua abilità. Fa parte della sua abilità, sì, è un tipetto un po' così. Ok. Davis, classico buon vecchio Davis. Sempre in carica, almeno uno ce lo teniamo per settare la memoria 3, quando esce non fa mai male. Ok. Andiamo con le option, gioco 3 Hammerspark. Non serve dire perché c'è Hammerspark e Hammerspark. Continuiamo con due Memory Boost, due X Antibody. Ne gioco soltanto due perché il mazzo fa vedere abbastanza carte. Anche senza X Antibody gli effetti vengono attivati lo stesso. È più il plus per attaccare mentre... digivolvere mentre attacchi che fa. Ma giocarne due comunque non l'ho mai trovato troppo fastidioso. Chiudiamo con i 1 per rispettivamente di Ice Ball, di nuovo sempre immancabile, Staple Infinita del blu, e Metal Storm al posto di una classica Cositus Brett, la trovo un po' più performante in questo mazzo. E soprattutto l'ultima scritta, l'unsuspendere un Digimon con Garurumon nel nome, può fare la differenza a volte in situazioni brutte e spiacevoli. Ok. E poi volevi farci e anche poi, vedere una potenziale side nel caso in cui poi la giocaste, esatto. Da 5, rimaniamo così però. Potenziale side da 5 carte vede un completo bella. Un completo splash praticamente di rosso contro eventuali control. Ci sono varie conformazioni del mazzo che lo giocano già di main, però dipende sempre, penso sia situazionale in base a dove giochi, con chi giochi. Ok, va bene. È un Omega Mon X da cambiare così. Perché no? Perché no? Ci sta. Va bene, ti ringrazio allora per questa decklist. Noi ci vediamo presto, ragazzi. Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto. Lasciate un like al video se vi è piaciuto. Salutiamo anche gli amici del Kaboom di Torino. Grazie. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Ciao a tutti.